Cogliamo l'occasione della telecamera appunto per svegliare un po' le coscienze dei cittadini della frazione e dei cittadini della frazione che possono recarsi dal sindaco o dai loro rappresentanti e mettere questa piazza un po' più presentabile a quei pochi turisti. Questi vengono e sono costretti a stare sotto al sole senza avere una sede su cui aspettare il pullman oppure trascorrere una mezz'ora di relax. E le cestine niente, abbandonate completamente, non è possibile che a un certo momento, che i lavori sono iniziati dal 1° di ottobre, andato odierno, non si vede ancora la fine. Speriamo che dopo questa dimostrazione di chi ama il paese, chi se vuole servire il paese e non di chi si vuole servire nel paese, si risvegliano appunto le coscienze dei nostri amministratori e portano al compimento della piazza. Grazie. Rappresentano Panzi, tu pure fai parte della... io sono stato un candidato. Ecco. Sei stato un candidato pure tu. Questi signori di Panzi che rappresentano Panzi,
chi sono e dove stanno, perché dove? Non ci Nicola fanno Monti, e perché non Spadaro, ci fanno vedere Nicola Monti, e che vengono Spadaro a fare, dove stanno, dove stanno, che fanno? Vabbè, questo dobbiamo approfittare, si prendono i voti, poi si prendono in lecca, si prendono le cose e poi è finito il paese, non esiste per loro. Loro dicono questo che lo governano dalla casa del popolo, dalla casa comunale, lo governano. Noi non vediamo mai nessuno, vigili non ce ne sono qua. Vigili, non ci sono vigili, non c'è niente. Senti una qua. Cosa, facciamo una cosa, chiudiamo stasera. No, perché se non li noi da domani li in poi facciamo una colletta. I sedili, bravi. Facciamo sedili, una colletta e compriamo i cestini qua. E poi chi ci viene qua a ci rompere i scatole. Compriamo i sedili, compriamo i cestini. Allora, facciamo una richiesta No, facciamo la colletta, le persone sono d'accordo. Allora, quando possiamo aspettare? Comune, che se entro 20 giorni non provvedono così, noi ci autorizzano a comprare i sedili e a metterli nelle tasche proprie. Cioè dire, quelle che non fanno i nostri amministratori, li fanno i cittadini che amano il proprio paese. Grazie. Perciò noi allora siamo costretti, se dobbiamo comprare li compro io di persona. No, di persona, facciamo la colletta. E se no facciamo la colletta con tutti quanti. Hanno fatto sta bella piazza, noi ora stiamo giudicando l'amministrazione, ma la mente, che le forze urranno fanno un muro vicino alla congrega per fare una piscina, per fare una te creatura, perché ci hanno fatto una pendenza forte qua, e i lavori sono stati fatti una chiave. E poi che già lì, ti devi portare la sedia da qua. La sedia è normale, ma se che un coppa una prete no, non è normale niente, non è normale. Ma se che pure un coppa una prete pure che loro hanno trovato che... loro hanno trovato la sedia comoda e allora si sono azzeccati un coppa di sedia comune e non si muovono più e noi non accettiamo un coppa una prete una vanna che già lì non c'è neanche niente lì, sono tutto brava gente. Sì, sì, Don Rodrigo c'è. Sono brava gente per famiglie loro, chissà che caccia lì. No, se hanno pensato a casa loro, un po' te pensare pure paese. Hanno pensato a casa loro, ma sta qua, noi siamo rovinati, guarda qua. Fai la panoramica a tutte le macchine qua, non ci sta niente, ma sta qua, che marice. Un ragazzo di Panzi che si vergogna di essere panzese, tu cosa gli dici? La verità. Tiene ragione. E come no? In questo stato sì. La gente scappa via, la gente scappa via. Il turismo scappa via. Il turismo scappa via. Non c'è niente. Noi qua stiamo come si stava 100 anni fa, così stiamo ancora adesso. No, stiamo peggio, beh. 100 anni fa. Stiamo peggio. Che devi dire? Thank you.